Qualcuno una volta disse: nell'era spaziale l'uomo riuscirà a fare il giro del mondo in 2 ore, 1 ora di volo e 1 per raggiungere l'aeroporto. Beh, certo, una volta, in tempi in cui c'era ancora il controllore che timbrava i biglietti dentro l'aereo. E se non avevi il biglietto? Fuori, prenda un altro volo! Va bene, non è vero, ma oggi parleremo di aerei. Perciò, se vogliamo fare il giro del mondo in 1 ora, almeno facciamolo ben informati. Per esempio, vi siete mai chiesti se ci siano cose che un aereo non può assolutamente fare? E come? Gli aerei devono seguire regole severissime riguardo le rotte nei cieli, sia per ragioni di sicurezza che per ragioni di buon vicinato con i paesi confinanti. Esistono, ad esempio, dei luoghi sopra i quali non si può volare, alcuni davvero sorprendenti. Nessun aereo può sorvolare l'Antartide. A causa dei venti e delle bufere di neve sopra le montagne, l'Antartide è un luogo pericolosissimo da sorvolare. Il pilota avrebbe scarsa visibilità. Inoltre, in caso di atterraggio d'emergenza in Antartide, finire su quelle montagne o sui ghiacci significherebbe esporre i superstiti ad un congelamento quasi sicuro. Per di più, l'Antartide è molto montuosa, non certo adatta agli atterraggi. E chi li sentirebbe poi, i pinguini? Gli aerei non possono volare sopra i poli terrestri. Il polo nord terrestre è circondato da forti campi magnetici, il cui raggio e la cui direzione può variare anche di chilometri ogni anno. Come mai questo è un problema per i piloti d'aereo? Se il campo magnetico si sposta, il pilota non potrà orientarsi con precisione verso nord e finirebbe con l'avere difficoltà nella rotta e nell'allineamento per l'atterraggio in pista. Le regole di volo volerebbero fuori dalla finestra. Le piste negli aeroporti sono infatti orientate a seconda della distanza dal polo nord. Con un forte campo magnetico, proprio come quello presente al polo nord, in costante movimento, i piloti dovrebbero aggiustare di continuo la rotta per allinearsi al nord magnetico, altrimenti finirebbero per mancare la pista d'atterraggio, con conseguenti ritardi o possibili disastri. E non è neppure tutto. Visto che gli aeroporti assegnano le piste in relazione alla distanza dal polo nord, calcolandola in gradi, i piloti devono quantificare i movimenti del campo magnetico per confermare all'aeroporto di arrivo l'atterraggio su una certa pista. Una variazione di un paio di gradi è controllabile, ma se variasse troppo, le conseguenze potrebbero essere disastrose, con atterraggi fuori asse o peggio. Situazioni del genere sono molto molto rare, ma per evitare ogni rischio, i piloti evitano i poli e i campi magnetici. Gli aerei non sorvolano l'Oceano Pacifico. O meglio, potrebbero benissimo sorvolarlo, ma non conviene. Esiste una scorciatoia? Mettiamo il caso di un volo partito dal Nord America e diretto in Asia. Data la forma sferica della Terra, la via più breve tra il punto A e il punto B sarà in una direzione nord-sud, anziché est-ovest. Se si vola dal Nord America diretti in Asia, la via più rapida sarà quella che sorvolerà i paesi europei e il Medio Oriente. Non converrà mettersi a sorvolare l'intero Oceano Pacifico. Gli aerei non sorvolano il Tibet. Qui il motivo sono le cime dell'Himalaya. Anzitutto, sarebbero un grosso ostacolo ad eventuali atterraggi di emergenza. Le montagne non funzionano come pista d'atterraggio, dico bene? In secondo luogo, se un aereo riuscisse ad atterrare tra i monti, senza dubbio i passeggeri se la vedrebbero brutta. I soccorsi sarebbero ostacolati dalle montagne e dal maltempo, con il freddo e con i gravi danni riportati nell'atterraggio. Ancora più importante, il problema è l'altitudine. L'Himalaya non a caso è chiamato il tetto del mondo. Le sue vette sono le più alte del pianeta. Se un aereo inizia a depressurizzarsi, il pilota sarà costretto a scendere di quota per fare in modo che i passeggeri possano respirare normalmente. Manovra però molto difficile se la si effettua fra gli immensi picchi dell'Himalaya. Gli aerei non possono sorvolare la Mecca. Anzitutto perché non c'è nessun aeroporto alla Mecca. C'è un aeroporto in una città vicina, perciò non ha senso costruirne un altro spendendo milioni e milioni di dollari. Inoltre, anche intorno alla Mecca c'è un forte campo magnetico e, come abbiamo visto, i campi magnetici sono i nemici giurati dei piloti. Gli aerei non possono decollare se fa troppo caldo. Di recente a Phoenix, in Arizona, più di 40 voli sono stati cancellati a causa del troppo caldo. In Arizona fa sempre molto caldo, ma se la temperatura è troppo alta, l'aereo non potrà avere una spinta sufficiente. Breve lezione di scienza. Le ali degli aerei sono progettate per far muovere l'aria più velocemente sul lato superiore della stessa, per diminuire la pressione.
Se la pressione sul lato superiore dell'ala è minore di quella sul lato inferiore della stessa, si viene a creare la spinta, cioè la forza che consente all'ala e all'aereo di librarsi in volo. Se fa troppo caldo, però, la densità dell'aria si riduce e per l'aereo sarà necessario uno slancio molto più lungo perché le sue ali abbiano la spinta necessaria. Perciò si evita il rischio. Gli aerei non possono sorvolare la casa di George Washington. Nella località di Mount Vernon, in Virginia, è conservata la casa del primo presidente degli Stati Uniti d'America. Conservata sì, ma un po' malmessa con tutte le intemperie subite nei secoli. Risale al tardo 1700, dopotutto. È considerata un monumento di interesse nazionale, perciò, per prevenire ulteriori danni, come quelli causati dalle vibrazioni degli aerei, lo spazio sopra la casa di George e Martha Washington è stato dichiarato no-fly zone. Disney World e Disneyland. Per motivi di sicurezza, a volte gli aerei non possono sorvolare aree in cui si radunano migliaia e migliaia di persone per evitare di mettere in pericolo intere folle in caso di atterraggi d'emergenza. Esistono, ad esempio, restrizioni di questo tipo anche per lo stadio dove si disputa il Super Bowl. Ma quali sono i luoghi dove si radunano più folle durante l'anno? Nel 2003 la Disney Corporation ottenne lo status temporaneo di no-fly zone sopra entrambi i suoi parchi a tema, costosissimi, ed è stato così negli anni. Ancora oggi lo spazio aereo sopra il Walt Disney World e Disneyland è dichiarato no-fly zone. Centrale nucleare Pantex. Questo sito nucleare si trova ad Amarillo, in Texas, e il suo scopo è tenere al sicuro l'intero arsenale nucleare americano. I materiali conservati lì dentro sono del genere: amico, farai meglio a non avvicinarti. Ci sono anche parecchie scorie nucleari. Tutto questo ha reso obbligatorio lo status di no-fly zone intorno alla centrale. Meglio evitare ogni rischio. Camp David. Un posto che hai già sentito nominare? In effetti è famoso. Il suo vero nome è Naval Support Facility Thurmont, Camp David per gli amici. È una residenza ufficiale dei presidenti statunitensi e ha ospitato moltissimi capi di Stato, oltre a eventi che hanno visto la firma di importanti accordi internazionali. Si trova a Thurmont, nel Maryland, e fu il presidente Franklin Delano Roosevelt a inaugurare la tradizione di svolgerci meeting importanti. Negli anni 50, il presidente Dwight Eisenhower ribattezzò la residenza Camp David in onore di suo nipote. Vista l'importanza strategica, la presenza del presidente e di altri leader mondiali, Camp David e tutto lo spazio aereo circostante sono no-fly zone per motivi di sicurezza. Centro spaziale Kennedy. Meglio non volare sopra il centro spaziale, a meno che si voglia rischiare la collisione con un missile. Si scherza, ma ci sono motivi seri e anche piuttosto ovvi per cui il centro spaziale Kennedy, in Florida, sia una no-fly zone. Uno di questi sono le folle di appassionati che da tutto il mondo accorrono negli Stati Uniti per assistere al lancio di veicoli spaziali dalla rampa di Cape Kennedy. L'altro motivo è che qui la NASA e l'aviazione USA compiono numerose operazioni importanti. Perciò, per la sicurezza di tutti, c'è il divieto di volo sulla zona. L'Area 51. Tutti quanti conoscono questa mitica e segretissima base, vero? Alieni, UFO, eventi inspiegabili, ma questo è tutto un altro video. La parte più interessante delle restrizioni aeree sopra questa area protetta dal segreto militare è che la no-fly zone riguarda sia gli aerei civili che quelli militari. Nessuno sa con certezza dove sia precisamente l'Area 51, ma si dice che si tratti di una grande zona desertica nel Nevada. Il bello è che tutta quella zona di deserto è sotto divieto di volo assoluto, ma nessuno sa il perché. Buckingham Palace. Il Palazzo Reale di Buckingham a Londra, Inghilterra, è noto in tutto il mondo come uno dei più famosi e inconfondibili monumenti storici. Residenza ufficiale della Regina d'Inghilterra e di tutti i suoi collaboratori, l'edificio è ovviamente di fondamentale importanza e il governo britannico fa di tutto per proteggerlo. A Palazzo si recano di continuo ospiti importanti e la loro sicurezza è una priorità assoluta. Buckingham Palace protegge la regina e la famiglia reale, perciò è ovvio come questo spazio aereo sia chiuso a doppia mandata. Il Taj Mahal. Uno dei monumenti architettonici più belli e famosi del mondo si trova in India.
completato nel 1653, il Taj Mahal è visitato ogni anno da migliaia di turisti. Nel 1983 venne incluso nella lista dei siti protetti dell'UNESCO. Il governo indiano ha decretato chiuso lo spazio aereo sopra la zona del Taj Mahal nel 2006 per salvaguardare questo edificio di importanza storica e i numerosi visitatori che vengono ad ammirarlo. Conosci altre cose curiose che gli aerei non possono o non vogliono fare? Se è così, faccelo sapere nei commenti. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un like al video e condividilo con i tuoi amici. Aspetta però, non tentare di sorvolare una zona proibita proprio ora. Scegli uno degli altri nostri 2000 video, proprio qui a sinistra o a destra. Resta con il lato positivo.